Guarda lo Svaper, se bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è non ancora un elegante DJ Vise. Signori, e quest'oggi sono molto felice di trovarmi proprio dove dovrei trovarmi. Perché, come vi ho già detto nel precedente video, abbiamo un nuovo prodotto by Vupu. È il prodotto che ho qui tra le mie mani, si chiama, attenzione signori e signori, niente po' di meno che la nuova Vupu Drag 2S, nuova di stecca. Quindi andiamo a vedere da vicino, poi svapatona e chiacchierata finale. Ed ecco qui ragazzi la nuova Drag S2 by Vupu. Devo ringraziarli perché la colorazione madreperla arcobaleno è davvero meravigliosa, con degli inserti in finta pelle bianca. Metallizzato e grigio tutto insieme, abbiamo l'attacco per la ricarica di tipo C, tasto meno, tasto più, tasto fire. Al di sotto non lo vedete ma c'è il marchio CE divieto di smaltimento. Più in alto troviamo chiaramente la nostra cartuccia by Vupu. Siamo tornati alle cartucce. Riempimento laterale della nostra cartuccia, presa dell'aria superiore gestita da due grandi alesature, resistenza montata all'interno, almeno nel mio caso, una 0,3 ohm, ma nella confezione vi viene fornita la 0,2 ohm. Potenza complessiva del nostro prodotto 60 watt, in questo caso limitata a 40 perché abbiamo montato la nostra 0,3 ohm. Display con stato di carica, modalità d'uso, in questo caso la modalità eco, resistenza montata a secondi di svapata, i puff e in questo caso abbiamo anche il tempo del nostro tiro. Per andare nel menu, tasto più e tasto meno pigiati insieme e entriamo nel nostro menu. Modalità puff reset, about device che serve a farci capire che sistema o che software è stato montato nella nostra mod. Andiamo in modalità mod, pigiamo e abbiamo le varie modalità smart, RBA, eco e back. In questo caso la eco, ragazzi, per darci più batteria e un po' meno reattività, RBA per gestircela in maniera a gazzo duro, proprio cattivissima, in modo da farla rendere al massimo, e smart la modalità, una via di mezzo tra l'eco e l'RBA. Se noi andiamo a pigiare tasto fire e tasto più, andiamo a bloccare la nostra meravigliosa box. Rifacciamo la stessa identica cosa per andare a sbloccarla. La capacità della nostra cartuccia, ragazzi, di 5 millilitri, quindi un gran serbatoio. E al di sotto qui troviamo come sempre il nostro pin e la colorazione metallizzata per vedere se ha perdite. Ragazzi, guardate un po', zero condensa e zero perdite. 2500 mAh di batteria per la nostra Drag S2. Come sempre montato il Gene TT e le resistenze sono delle PNP X. Detto questo ragazzuoli, andiamo alla svapatona e alla chiacchierata finale. E or dunque, rieccoci qui, tornati per provare con la nostra svapatona la sbrilluccicosa Drag 2S. Pronti? E si va, S2, 2S, va bene. 35 watt di potenza per la nostra Drag, aria mezza aperta più o meno, non si può ben notare perché è nero su nero, ma... Allora, all'interno abbiamo visto che abbiamo una resistenza da 0,2 ohm, capacità del nostro atomizzatore o, come si poteva dire un paio di anni fa, cartuccia, così mi piaceva chiamarla. 5 ml appunto di capacità, quindi una bella capacità per un tiro flavor chasing barra cloud. La nostra box ha una potenza massima appunto di 60 watt, come vi ho detto in precedenza, che non è niente male. A questo proposito, parlando sempre della nostra cartuccia, io consiglierei ai signori di Vupu di metterci all'interno anche un adattatore in modo da poterci alloggiare anche i nostri atomizzatori rigenerabili, il che non sarebbe niente male. So che i rigenerabili non vanno tanto, ma provate a pensarci quanto sarebbe interessante un adattatore con calamita per poter leggere i nostri atomizzatori. Vaporosità con 35 watt, devo dire davvero molto molto notevole. Aromaticamente sono migliorati ancora davvero tanto. Io ormai ragazzi non posso più farne a meno. Coca-Cola Red Fruit by DIP.
E non lo so, raga, è qualcosa di fantastico. Il fruttato esce da Dio, l'ice c'è, ma è leggermente non troppo alto, quindi ben bilanciato. Arrivano questi frutti rossi e poi la sensazione di cola alla fine. Aromaticamente gli posso dare addirittura un 8,5, davvero tanta tanta roba. Devo dire che il prodotto in sé per sé non è niente pesante, è molto leggero, anche perché ha una batteria integrata da 2500 mAh. Niente male. L'aria, devo dire che è molto molto completa. Tiro bello contrastato si può avere, tiro bello arioso si può avere. L'iper contrastato non ha assolutamente senso, essendo comunque un prodotto da cloud chasing barra flavor, più flavor chasing. Devo dire davvero sbalorditiva. Le note fruttate escono bene, non ho provato ancora con i cremosi, ma comunque devo dire che la bozza in sé per sé si comporta molto molto bene. Mi è arrivata con il 70%, attualmente ci ho fatto 154 puff, quindi 154 tiri, con la resistenza da 0,3 in questo caso. All'interno c'è la 0,2 per andare anche ad alzare il wattaggio e sfruttare un po' più quei 60 watt che ci sono. Proviamo ad alzare a 40 watt la potenza perché comunque ha il limitatore di potenza a seconda del vostro atomizzatore che utilizzate. Vedete, se vado sopra i... Se provo ad andare sopra i 40 mi blocca per non bruciarci la resistenza. Una cosa che voglio fare qui davanti a voi, non l'ho ancora aperta, è da un paio di giorni che è rimasta ferma con il liquido pieno. Vedete che il liquido è full, sembra di no, ma il liquido è strabordante. Voglio vedere se sono letteralmente migliorati anche nella tenuta stagna, perché i prodotti purtroppo di 2 anni fa, chiaramente, avevano qualche problema, molti problemi di perdite con queste resistenze. Ed avendo anche qui la membrana sottostante, c'è il rischio che vada a perdere. Controlliamo la tenuta stagna in tempo reale. Devo dire, molto molto bene. Ma davvero molto bene, ragazzi. Non c'è mezza goccia, non c'è neanche un filo di condensa. Scelta interessante anche mettere la parte lucida, la vedete, metallizzata all'interno, perché nel caso ci fosse una perdita di liquido si noterebbe immediatamente. Gran prodotto, batteria, gestione buona, devo dire in tutta la sincerità, perché comunque dal 70% al 22% attuale abbiamo fatto 160 puff più o meno, quindi con batteria carica e non avendola ancora mai ricaricata, sicuramente con 2500 mAh sui 400-500 tiri li fate senza problemi. Dipende ovviamente quanto svapate durante la giornata e che resistenza andate a montare. La 02 consumerà più batteria perché chiede più wattaggio, chiaramente. Però, tutto sommato, devo dire che è un gran prodotto perché è leggero, abbastanza compatto, non è stra ingombrante. Mi piace la grande resa aromatica che hanno fornito alle loro nuove PNPX e anche il gran miglioramento della tenuta stagna, che era una cosa che su questi prodotti è fondamentale. Quindi, complimenti, dottori Vupu. Ragazzuoli, io spero che il video come sempre vi sia piaciuto. Nel caso vi fosse piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace, condividere il video, condividere il canale. Non mi resta far altro che salutarvi, ma prima ringrazio nuovamente Vupo per avermi inviato la Drag S2 e so che arriveranno altre novità prima di Natale, quindi rimanete collegati. Ragazzuoli, non mi resta far altro che salutare e dirvi che dal mio angolo dello svap è tutto, il vostro DJ Vise conclude, va a dirvi... Mandi fantas! Ok capo,
È il mio angolo dello svapo. Liquidi recensioni in questa roba, sono il ciapo. Sto in fissa con il mandi più di sapo per la lean. Sbuffo più di un drago in quanta tecnica Bruce Lee. DK 700 sul tubo fatto centro. E questa non è Sparta, ma i VAT sono 300. I live anche su Twitch, regalami una sub. Facciamo quattro chiacchiere, sia il doppio dei puff. La mia ex era una troia tossica bionda. Adesso svapo Vici Royal, Nubi fino a notte fonda. Collezionava i pod, adesso switcho pod. Mixarò mi dai sapori intensi, alcuni un po' più densi. E il flow è così big che ha con me, mi dice man. Hai due polmoni d'acciaio, Superman. Con la barba multicolor, i drip tip in oro. Ci rubano i contenuti e li fanno sembrare l'oro.